Questa sera sono veramente felice che il professor Roberto Battiston, che abbiamo con noi, abbia accettato il nostro invito. Il professore è una figura prestigiosa ed autorevole del mondo scientifico italiano. La sua disciplina di ricerca e di insegnamento all'Università di Trento è la fisica, in particolare la fisica applicata alla ricerca spaziale. Tant'è che è stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana dal 2014 al 2018, ma il professor Battiston è anche un autorevole e molto apprezzato divulgatore scientifico nel mondo dell'editoria e nel mondo dei giornali, dove tiene alcune rubriche dedicate alla scienza, ma anche nella comunicazione televisiva. Molti di voi forse lo ricordano, nel periodo più duro della pandemia era presente nei programmi serali come una delle voci chiamate più autorevolmente a rappresentare la comunicazione scientifica di ambito accademico. E proprio in questa veste, questa sera è qui con noi. Il professore ha appena pubblicato un libro dal titolo L'alfabeto della natura, che purtroppo non abbiamo disponibili qui al punto vendita perché la libreria non è riuscita ad essere presente, ma assicura che da domani lo trovate in negozio alla libreria Riminese. Un libro dedicato alla cultura scientifica e alla sua importanza per la civiltà contemporanea. La scienza e la tecnica, infatti, hanno assunto un ruolo così fondamentale nella nostra vita da essere ormai una componente essenziale della cultura tout court. Essere cittadini informati significa avere dimestichezza, familiarità, facilità di accesso e di lettura alle conoscenze che derivano dalla ricerca scientifica. Nella nostra esperienza di lettori, di cittadini, di consumatori culturali, le conoscenze scientifiche devono trovare spazio insieme alla letteratura, all'arte e alle altre discipline umanistiche, non solo per i contenuti, ma soprattutto per il metodo di acquisizione delle informazioni, per l'approccio, per la forma mentale che la consuetudine con la ricerca scientifica lascia apprendere. È un tratto caratteristico, ma anche una ricchezza della nostra società contemporanea, la conoscenza, la sovrabbondanza di informazioni. Imparare a destreggiarsi, imparare a distinguere tra fonti autorevoli e fonti ingannevoli è una cosa che dobbiamo assolutamente imparare a fare e che ci sarà di grande vantaggio. Quindi quello che vogliamo proporvi con la conversazione di oggi è proprio la lezione della scienza per interpretare la realtà, così come recita il sottotitolo del libro di cui parleremo. Lascio quindi la parola al professore con molta gratitudine. Vi ricordo che al termine della sua esposizione sarà possibile porgli domande. E vi ricordo anche che, poiché il museo che ci ospita chiude al pubblico alle 19, dobbiamo essere disciplinati e fare in modo che 5 minuti prima abbiamo terminato il nostro pomeriggio. Vi ringrazio molto e ringrazio il professore, che mi metto ad ascoltare con grandissimo interesse. E grazie, sono io che ringrazio voi per questo invito, per questa presenza. Mi fa molto piacere, mi sentite, sì, essere qui con voi e raccontarvi un po' di questo libro. Come avete sentito, il mio mestiere è quello di scienziato. Mi occupo di cose veramente un po' particolari, cerco la materia oscura, l'antimateria, tutte cose che sono affascinanti ma non fanno parte oggettivamente della vita comune, va bene, del quotidiano. Uno può tranquillamente vivere una vita felice e non sapere cos'è la materia oscura. Ma questo libro però è nato da una necessità che ho approfondito durante i momenti più lunghi anni del Covid, no? Questo ultimo periodo di quasi 3 anni che è passato, perché mi sono trovato come cittadino alle prese con un'informazione approssimativa, superficiale, talvolta contraddittoria, che riguarda appunto il caso specifico, l'andamento della pandemia, i meccanismi, le modalità di uscirne fuori, affrontarla, e mi sono accorto che alcune cose non le capivo, e non le capivo io che di mestiere faccio lo scienziato. Allora mi sono messo nei panni di una persona normale che fa il suo mestiere
e che ha a che fare con delle informazioni di tipo scientifico, numerico, spiegate magari in modo confuso, in modo contraddittorio, come fa a orientarsi di fronte a un simile problema? E il Covid è stato un po' un'opportunità per vedere questo grande esame a cui la società è stata in qualche modo sottoposta, ed era un esame proiniziale, preparatorio, perché il vero esame è quello che ci aspetta adesso con il clima, e la grande sfida è quella climatica, e le problematiche e le difficoltà sono forse moltiplicate, perché chiaramente il problema climatico ha dimensioni diverse ma definitive rispetto a un'epidemia che per fortuna dopo un po' è stata posta sotto controllo, almeno così speriamo, insomma comunque un andamento di un periodo relativamente breve. E allora questo libro cerca un po' di far capire, cioè sono partito dal cercare di capire perché una società così dipendente da scienze e tecnologia, non saremo in questo meraviglioso luogo, non parleremo con col computer, col microfono, se non avessimo alle spalle il lavoro di secoli di ricerca, di sviluppo, di migliaia di persone, di tecnici, di scienziati, che poi ci hanno portato a un benessere, fortunatamente, in paesi come il nostro, sviluppati, che ci ha permesso una vita più lunga, più gradevole, in condizioni migliori. E allo stesso tempo, però, quando la scienza e la tecnologia ci attraversano la strada e ci obbligano a rispondere, non solo a premere un pulsante, ma a rispondere a una domanda, ci troviamo molto spesso incapaci di affrontare questo tipo di difficoltà, ad affrontare questo tipo di domande, perché non siamo abituati a pensare come pensano gli scienziati, come pensano i tecnologi. Non sappiamo spesso pensare in modo razionale, rigoroso. Non dimentichiamoci che la scienza è una cosa molto recente. Sentivo prima che il fondatore della biblioteca di Rimini, che è qua vicino, è nato lo stesso anno di Galileo Galilei. E stiamo parlando di una scienza che ha fatto partire la scienza moderna, la scienza sperimentale. È una scienza che abbiamo solo da 4-5 secoli. L'essere l'uomo eretto, l'uomo di Neanderthal, l'uomo sapiens, avrà 100.000 anni alle spalle. L'ominide che scende dalle scimmie, dagli alberi, avrà 2 milioni di anni alle spalle. La scienza l'abbiamo solo con noi da qualche secolo e ha fatto una rivoluzione incredibile, no? Quindi noi abbiamo alle nostre spalle un modo istintuale di pensare, le paure, i timori, le incertezze, le abitudini. L'approccio è molto più quello dell'uomo delle savane che stava cacciando la tigre dentata con le lance, piuttosto che quello di uno scienziato che nel laboratorio prova per capire le leggi della natura. Ma oggi ci servono le metodologie, gli approcci, il tipo di pensiero non dell'uomo della savana, ma dello scienziato nel laboratorio. Non dobbiamo diventare noi scienziati, ma per poter gestire questa situazione unica, mai successa prima nella storia dell'umanità, in cui abbiamo accesso a una quantità illimitata di potenzialità, dobbiamo essere in grado anche però di districarsi e non solo di demandare ad altri di farlo per conto nostro. Ci sono tanti esempi in cui questo, diciamo, è importante e lo vedremo un attimo via via nella discussione. Partiamo da questa frase bellissima di Feynman: non si può ingannare la natura. Noi esseri umani possiamo ingannarci, possiamo essere ingannati, possiamo ingannare, lo possiamo fare nei rapporti interpersonali, lo possiamo fare come società di una certa città, di un certo paese, possiamo essere illusi e ingannati a livello globale. È un limite nostro proprio di essere viventi, con le nostre modalità di interloquire, con i nostri timori, paure, superstizioni. Ma la natura non può essere ingannata, nel senso, la natura, e questo è l'insegnamento fondamentale di Galileo Galilei e di tutta, anche prima di lui, ma è maturato con la verifica sperimentale, questa cosa fantastica, uno fa un'ipotesi, fa l'esperimento e se funziona
ha fatto un passo avanti. Se non funziona, dimentica quell'ipotesi, finito, non se ne discute più. Okay? Quindi la natura, una volta che facciamo emergere le leggi che la caratterizzano, e talvolta ci sono voluti dei geni, Newton, Galileo, Einstein, che hanno fatto emergere delle leggi nascoste nella complessità, delle semplici leggi nascoste nella complessità della realtà, non possiamo più dimenticarcene, non possiamo più, diciamo, far finta che non ci siano, o che quando noi non ci piacciono smettano di funzionare, o che sabato sera vanno a riposo e riprendono lunedì mattina. Purtroppo il Covid è un esempio fra tantissimi, opera 24 ore al giorno e quando le condizioni ci sono si propaga, la gravità funziona sempre, non è che galleggiamo ogni tanto mentre dormiamo, siamo sempre attaccati al letto e così via. Quindi non possiamo pensare della nostra debolezza umana che quando un problema scientifico ci dà fastidio, ci taglia la strada, ci obbliga a certe cose che possiamo costruirci attorno, non so, ignorarlo, buttarlo sotto il tappeto come la polvere scoppata sul pavimento, oppure addirittura costruirci contro, no, delle notizie approssimative, delle fake news, cercare di demolire qualche cosa che non può essere demolita, perché la natura non si può imbrogliare. È una sintesi poderosa di un grandissimo scienziato che con 4-5 parole ci ha spiegato una cosa fondamentale. È l'analogo di quello che dice Galileo. La natura è un libro aperto, scritto in termini geometrici, matematici, e sta a noi scienziati cercare di capire con quale questo linguaggio della natura, in questa versione di Feynman, c'entra un problema che sì, è così, ma proprio per questo non la possiamo ingannare. Siamo nel XXI secolo, è un secolo di incredibili opportunità, promesse, ma anche un secolo di terribili timori e paure. Questo è Ulisse legato all'albero che percorre, che si avvicina all'isola delle Sirene, no? E si fa legare perché contemporaneamente è curioso, vuole sentire, vuole ascoltare, vuole imparare, sapendo benissimo che è pericoloso. I suoi rematori hanno i tappi delle orecchie e sono bendati in modo che possono solo remare. Lui vuole capire anche ciò che è pericoloso, perché in qualche modo è la sintesi dell'essere umano, che è curioso, vuole esplorare anche quando ci sono situazioni pericolose, perché alla fine Ulisse è convinto di poterle cavalcare, di poterle gestire, di poterle estrarre l'informazione utile rispetto a quella inutile. In un certo senso noi esseri umani del XXI secolo siamo in una condizione simile. La scienza e la tecnologia ci stanno proponendo delle cose incredibili, aumento della vita media, forse anche in modo molto significativo, l'intelligenza artificiale con i suoi vantaggi ma con i suoi rischi, un benessere dovuto all'energia abbondante fossile a bassissimo costo, ma contemporaneamente ci nasce il problema climatico, possibili pandemie che sono legate sostanzialmente al fatto che noi siamo andati a curiosare, a toccare nelle foreste vergini o mangiare animali che non c'entrano niente con la nostra dieta normale. Male, e ci sono degli spillover, dei passaggi, cioè abbiamo delle potenzialità straordinarie, ma contemporaneamente abbiamo delle possibili trappole che possono essere molto, molto, molto pericolose. Anche il secolo scorso è stato così, no? Perché pensiamo, per dirne una, alla scoperta dell'energia nucleare con la famosa bomba atomica, ma anche con le possibilità dell'energia nucleare. C'è degli esempi in cui l'umanità si è avvicinata all'abisso, ma contemporaneamente ha saputo andare avanti. Ecco, il XXI secolo è moltiplicato per la quantità immensa di tecnologia che ci accompagna. Il XXI secolo è anche un secolo di un mondo complesso, complicato e un po' fuori posto. Adesso non devo ricordare la guerra in corso, i cambiamenti climatici, il divario enorme della ricchezza fra tanti. Non è un pianeta ordinato, in nessun modo è un pianeta in cui le varie parti del pianeta si muovono con velocità diverse, le varie società in modo diverso,
e non c'è un pensiero comune che si preoccupa del bene complessivo di questa molteplicità di società che rappresentano l'umanità. Ecco, magari ci può essere il Papa che ha un pensiero di casa comune, ma mediamente i vari paesi sono in competizione, anche talvolta drammaticamente violento uno con l'altro. E se andiamo a vedere cosa pensano le organizzazioni che si occupano di tematiche globali, no? Questo è per esempio il report del World Economic Forum, che fa un'analisi molto complicata, ma perché ve la mostro non è tanto leggibile in questo grafico, perché tutti questi problemi, povertà, ignoranza, emigrazione, malattie, hanno un punto comune. Il punto numero uno di questa molteplicità di complessità è il cambiamento climatico. Questo grado virgola 2 in più che osserviamo ormai in modo indiscutibile, lo vedremo poi, e che sta aumentando a un ritmo più rapido ancora, perché non siamo ancora in grado di tenerlo sotto controllo, sta disturbando il nostro sistema mondiale in un modo tale, con delle diramazioni di conseguenze tali, che se non ci mettiamo mano rapidamente, in modo sensato, tutti questi problemi continueranno a moltiplicarsi, e allora veramente ci sarà un momento in cui non sarà possibile gestire la complessità. Ora, la scienza ha una enorme opportunità, il pensare scientifico, il metodo scientifico ha una enorme opportunità nell'aiutarci ad affrontare questa apparente ingestibile complessità. Nella scienza la complessità è una ricchezza, è un'opportunità. La società è complessa, noi esseri individuali siamo complessi, la vita è complessa, il clima è complesso. Ma allo stesso tempo le regole che ci stanno dietro, specialmente se andiamo a vedere nella loro elementarità, sono, grazie alla scienza l'abbiamo capito, semplici. Le equazioni fondamentali sono semplici, le regole fondamentali sono semplici. La complessità nasce da un gioco di rimbalzi molto numeroso e molto complesso, che crea la variabilità complessiva, ma le leggi fondamentali sono semplici. Quindi non dobbiamo confondere la complessità oggettiva di questi fenomeni, in particolare di quello climatico, con delle soluzioni complicate. La complicazione è un aggettivo negativo. La complessità è una ricchezza, naturalmente possibile affrontarla, e la scienza ci insegna che tutto quello che ha fatto in questi secoli è prendere problemi apparentemente davvero complessi e incomprensibili, perché erano nella complessità noi non possiamo intuire le cose, e spezzettarli per trovare le poche leggi alla base di tutti i fenomeni, che sono quelli che poi ci permettono di sviluppare le tecnologie. Quindi la scienza ci ha già aiutato moltissimo a individuare soluzioni tecnologiche che gestiscono le cose più disparate. Pensate a un'automobile, no? Il motore, no? L'aeroplano, andare sulla Luna, sono esempi, la medicina, ve ne potrei portare a decine, in cui applicare in modo sistematico il pensiero razionale, la verifica scientifica con le leggi della natura, ci ha permesso di fare dei passi straordinari. Vi assicuro che dietro tutti questi percorsi ci sono soluzioni semplici, magari difficili da individuare, magari ci aveva messo 50 anni per trovare la soluzione, ma tutte le volte che qualche cosa funziona è perché la scienza e la tecnologia hanno trovato un percorso per interpretare, descrivere, affrontare in modo semplice la complessità. Poi c'è un'altra cosa che ci tengo a sottolineare. Feynman, sempre questo grandissimo scienziato, dice questa frase che io trovo di una profondità eccezionale: se tu non puoi spiegare qualche cosa in termini semplici, vuol dire che non l'hai capita. Non so quanti insegnanti ci sono in questa sala, ma sono sicuro che tutti gli insegnanti, chiunque di voi ha avuto un'esperienza di insegnamento, sa quanto sia vera questa frase. Io insegno all'università e mi accorgo benissimo quando riesco a fare una lezione
che funziona rispetto a quando faccio una lezione che non funziona. La differenza sono io, non è l'argomento, non sono gli studenti, è evidentemente qualche cosa che ho messo a fuoco in modo più chiaro o meno chiaro. E questo lo sottolineo anche perché quante volte al cittadino che ascolta un dibattito, che legge il giornale, che si informa, succede quando ha di fronte una persona, magari con cui non può interloquire, che deve ascoltare, oppure può interloquire perché magari è in una condizione di poterlo fare, e si accorge di non capire quello che gli sta venendo detto. Quante volte vi è successo questo? Bene, questa frase vi dice che è molto probabile che in quelle condizioni è chi vi sta parlando che non sa di cosa sta parlando, e non voi che non capite. Tanto questo solleva molto spesso, no, il morale. Uno può essere uno scienziato, un imprenditore, un capo di governo, una persona autorevole, ma se non spiega le cose chiare è perché non le ha capite. È una cartina al tornasole fondamentale. Questo lo sottolineo perché spero che in questa discussione che stiamo affrontando di potervi dare alcuni elementi semplici e chiari sulla questione climatica, proprio nello spirito che questa bellissima frase di Feynman sottolinea. Per cui adesso farò un piccolo esempio, no? Vorrei spiegarvi il cambiamento climatico con tre immagini, tre. E se funziona, alla fine porterete a casa un elemento che vi potrà fare riflettere e potrà essere utilizzabile magari nelle vostre discussioni. Questa immagine è un'immagine un po' complessa, ci spendo qualche minuto. Che cos'è questo? L'asse verticale è una temperatura, la temperatura media del pianeta, quella che oggi è aumentata di circa 1,2 gradi rispetto agli ultimi anni, poi vediamo quanti anni sono. Ma questo grafico è un grafico straordinario, racconta la temperatura del pianeta negli ultimi 500 milioni di anni. È un grafico straordinario perché è stato fatto da scienziati, scienziati che hanno messo assieme informazioni dal carotaggio del ghiaccio, allo studio degli strati geologici, ai tracciamenti con gli isotopi. C'è una scienza immensa dietro chi fa la paleoclimatologia, che è questa roba qua. Ora, questo grafico è un po' particolare. Il primo blocco è da 500 milioni di anni fa a 100 milioni di anni fa, quindi è lungo 400 milioni, un sacco di tempo. Il secondo blocco va da 100 milioni a 10 milioni, quindi già 5 volte di meno. Il terzo blocco da 5 milioni a 1 milione, quindi ancora di meno. Il quarto blocco da 1 milione a 20.000 anni fa, ieri, e l'ultimo blocco da 20.000 anni fa a oggi. Quindi non è cioè la concentrazione del primo blocco è enorme temporalmente, l'ultimo è ancora molto grande, ma è rispetto al primo veramente molto molto allungato. L'asse orizzontale quindi è il tempo, da allora fino ad oggi. L'asse verticale è la temperatura, se non la leggete ve la dico io, va da più 14 a meno 6. La Terra 500 milioni di anni fa era 14 gradi più calda di oggi. Poi è andata giù e ci ha messo 50 milioni di anni, poi è risalita, poi è scesa a meno 4, ci ha messo 200 milioni di anni a fare queste oscillazioni. Poi è andata su, poi è andata giù, poi in tutti questi periodi, immaginati, c'era già la vita, c'era la vita, perché la vita sulla Terra c'era da miliardi di anni, in forme diverse. Sono scomparsi tutti gli esseri viventi, ne sono apparsi di diversi, i mari sono scesi e rialzati 200 metri, tutti i ghiacci sono spariti e poi sono riapparsi, la Terra probabilmente è diventata anche una palla di ghiaccio per milioni e milioni di anni. È successo di tutto, su 400 milioni di anni, un tempo molto molto lungo in cui l'evoluzione ha fatto il suo lavoro, in cui le placche continentali sono spostate in modo sostanziale, in cui i mari hanno ripreso o lasciato grandi parti della terraferma. E tutto questo fa parte del clima lontano della Terra, un clima che è cambiato enormemente, un grado in confronto a 14 è nulla, va bene? L'atmosfera era tutta di CO2, non c'era ossigeno, tutta diversa. Gli esseri viventi di allora respiravano CO2 e sputavano fuori ossigeno, ma non erano solamente piante, erano per lo più batteri di vario genere che vivevano in un'atmosfera totalmente diversa. Poi intorno ai 50 milioni di anni fa, vedete quell'ultimo picco a 14 gradi in verde, comincia una discesa,
che non si ferma più per almeno 50-60 milioni di anni. Scende e a un milione di anni fa scende sotto questo valore che consideriamo il riferimento, questo il nostro zero, ma non zero gradi, è il riferimento attuale. Un milione di anni fa, grosso modo, è il momento in cui gli ominidi scendono, insomma, le scimmie scendono dagli alberi, incominciano ad alzarsi i primi ominidi, un paio di milioni di anni fa, e da un milione di anni fa fino a 20.000 anni fa, il quarto di questi blocchi, che è tutto al freddo, vedete che è sempre sotto il livello della temperatura di riferimento, con qualche picco in su, poi giù, sotto, si sviluppa la nostra specie. Si sviluppa sostanzialmente al freddo. Immaginatevi questa specie che sta nelle caverne, si scalda con un po' di fuoco, perché in qualche modo il fuoco l'avrà scoperto. Un freddo cane può solamente vivere nelle zone temperate equatoriali, infatti sono nati nelle savane dell'Africa, del Medio Oriente, e si sviluppa in una condizione sostanzialmente con qualche picco caldo, stiamo parlando di tempi molto migliaia di anni, e questa è la nostra, l'Homo erectus era già presente, l'Homo sapiens, in quel periodo lì. Dopodiché fra 20.000 e 10.000, 11.000 anni fa abbiamo l'ultima risalita da una temperatura fredda a una temperatura che è il riferimento nostro, e da 11.000 anni ad oggi c'è questo intervallo, che lo vedete subito, è molto stabile, delle oscillazioni molto piccole, e fino in fondo sulla destra, che nel 2020 è più un grado, e nel 2050, così scritto là sopra, sono più 8 gradi. Se non si fa niente, questo è dove andremo a parare. O 2100 forse? 2100. Alla fine del secolo, più 8 gradi. Allora, che cosa impariamo da questo grafico? La stabilità di questo periodo, che è molto buona, adesso il secondo grafico ve lo mostro qui, questo è amplificato, gli ultimi 11.000 anni, non è perfetta, si oscilla da più 0,4 gradi, si chiamano estati medioevali, faceva un pochino più caldo, siccità, mancanza di cibo, di tutto è successo, ma è documentato, e poi nell'ultimo periodo c'è stato anche una piccola glaciazione, il Tamigi era ghiacciato, la Sena erano ghiacciate, perché erano 0,4 gradi sotto questo riferimento, che è la temperatura odierna, quindi dei piccoli aumenti, delle piccole discese nel corso di migliaia di anni, molto lente, documentate storicamente. Ma quando arriviamo in fondo c'è sempre questo picco, che rispetto al riferimento, che è la parte azzurra, vedete, parte da un po' sotto il riferimento attuale, sale rapidissimamente e in un secolo fa un grado virgola 2, un grado virgola 1. Perché ho speso così tanto tempo su questi tre grafici? Perché molto spesso chi vuole negare che c'è un cambiamento climatico dice la Terra ha sempre avuto cambiamenti climatici. Certo che è vero, enormi rispetto a quelli di cui stiamo parlando oggi, ma non vi dicono mai, intanto questa storia che negli ultimi 11.000 anni è stato molto fermo, questa temperatura di riferimento, non vi dicono mai che quello che conta non è tanto che siamo saliti di un grado, non è solo che siamo saliti di un grado, ma che è in un secolo che siamo saliti di un grado, virgola 2, virgola 1, e che sta crescendo questa rapidità di crescita. La rapidità di crescita si chiama derivata, la variazione è straordinariamente rapida. Non si è mai visto nella storia dell'umanità, del pianeta, delle variazioni così rapide, tranne quando è arrivato il meteorite dei dinosauri, che ha fatto un disastro e da un giorno all'altro era tutto buio per non so quante centinaia di anni, si è tutto raffreddato, ma questo è un caso, diciamo, esterno, ma internamente il pianeta non ha mai avuto variazioni così veloci e così significative. Questo è il punto che non viene detto. Non tanto che il clima cambia, che cambia su tempi lunghissimi di solito, e la nostra civilizzazione nell'ultimo secolo non avrebbe mai avuto la sensibilità di poter apprezzare un cambiamento significativo se non fosse proprio parte della questione climatica con la rivoluzione industriale. È la velocità di cambiamento, che è la cosa che è strabiliante oggi, non solo il valore complessivo. Perché cosa è successo? Nel 1754, qualcosa di questo genere,
un geniale fabbro artigiano inglese, il signor James Watt, si è inventato la macchina a vapore. Fino allora il carbone era noto, sì, ci si scaldava nelle case come il legno, era una sorta di legno che poteva essere utilizzato per bruciare, oppure per i fabbri, per fare la temperatura, per battere il ferro, temperare l'acciaio e così via. Ma non c'era la macchina, cioè ci si scaldava, pochissima gente rispetto ad allora, nell'Ottocento avremmo avuto, non so, meno di 1 miliardo sicuramente di persone, pochissima gente, e i fossili, era solamente il carbone, non c'era il petrolio, non c'era il gas, non c'erano queste cose che sono venute molto dopo, ed era un legno alternativo, che talvolta era conveniente utilizzare, altrimenti si poteva tranquillamente utilizzare il legno dei boschi. Il fatto di poter scaldare l'acqua, fare il vapore e creare lavoro meccanico che sostituiva la forza delle braccia umane ha cambiato tutto, perché se io faccio una macchina che rimpiazza un operaio, ne faccio due operai, 10 operai, 100 operai, 10.000 operai. Più ce ne metto dentro, più faccio lavoro meccanico, e col lavoro meccanico ci faccio di tutto, dai mulini, da battere il ferro, nasce l'industria. La rivoluzione industriale sono le macchine anche solo dei telai messe in moto da sistemi meccanici, alla base di cui c'è un'energia, non basta più il legno, un'energia intensa, continua, più è intensa, più è compatta, più si fa funzionare bene la macchina. Fa un po' di fumo nero, ma chi se ne importa, il vantaggio è che si fa moltissimo lavoro. E poi si possono fare, piano piano le cose si sviluppano, si fa lavoro anche nei campi, tantissime altre cose che nascono da questa geniale intuizione. La prima rivoluzione industriale è la rivoluzione industriale delle macchine che sostituiscono le braccia dell'uomo, creando il proletariato che devono fare certe cose che le macchine non possono fare, ma la forza umana, la forza degli schiavi, la forza degli animali ormai è sostituita da... Ma il buon James Watt e tutti coloro che hanno vissuto questo percorso non si potevano rendere conto, non si sono resi conto che la quantità di CO2 messa nell'aria dal bruciare il carbone, io dico CO2 intendo tutti i gas serra, ma intendiamoci, è il dominante della CO2, che nell'Ottocento era circa una tonnellata al secondo immessa nell'atmosfera. Solamente 50 anni dopo era 6 tonnellate al secondo, nel 2000 700 tonnellate al secondo, perché la rivoluzione industriale questo è stato, una moltiplicazione senza limiti di potenza meccanica messa a servizio dell'umanità. Poi si è imparato a usare anche il petrolio, a usare anche il gas, perché naturalmente, parlo del carbone, ma tutto questo si tiene, sono partite le automobili, gli aerei, i treni, tutto quello che voi volete, ma contemporaneamente la quantità di CO2 messa nell'aria al secondo è diventata molto, ma molto, 1000 volte più grande. Ci sta un numero ragionevole da 1 a circa 7, da 0,9 a circa 756, e sono 20 anni dopo, quindi ci siamo con 1000. Bene, se una tonnellata al secondo faceva il solletico all'equilibrio complessivo della forma dell'atmosfera, l'atmosfera di cosa è fatta? Oggi quella che noi stiamo respirando in questa stanza è circa l'80 quasi per cento di azoto, che non serve niente, perché noi lo respiriamo, lo reemettiamo. Circa 20% di ossigeno, quello è importante, perché se non ce l'abbiamo non riusciamo a vivere. Siamo già praticamente al 100%. Poi cosa c'è? Il terzo è un goccino d'argon a livello di una frazione di percento, un po' di vapor d'acqueo, frazione di percento, e siamo al quarto pezzo. Abbiamo finito? No, c'è la CO2. Quanta ce n'è? Negli ultimi 10.000 anni era fissa al 3 per 10.000, tre parti per 10.000. Non il 20%, l'1%, tre parti per 10.000. In questa stanza ce n'è un po' di più, quattro parti per 10.000, perché è un po' aumentata nell'ultimo secolo, ma per migliaia e migliaia di anni tre parti per 10.000. Una quantità piccolissima, però fondamentale,
perché quelle tre parti per 10.000 fanno quel giusto effetto serra che ci tiene la Terra a temperatura a cui eravamo abituati negli ultimi 10.000 anni. Se non ci fosse, diventiamo una palla di ghiaccio. Ce ne metto una parte per 10.000 di più, eccola qua, abbiamo fatto un aumento di CO2 effetto serra che trova il suo equilibrio non più alla temperatura di riferimento, che è quella mediamente di un pianeta che sta mediamente a 15 gradi, no, poi c'è più caldo, più freddo naturalmente, ma un pianeta che trova il suo equilibrio, non so, a 18 gradi, 19 gradi, un po' più su, che per noi però non va per niente bene, perché tutto quello che abbiamo fatto in questi 10.000 anni è stato di occupare delle parti del mondo in cui abbiamo imparato a viverci con i cicli della natura, con le stagioni, con le semine, con gli animali adatti a quelle zone in cui siamo riusciti a creare le civilizzazioni. Tra l'altro, vi ricordate le scuole elementari e medie che si cominciava con i Sumeri e poi i Fenici, le antiche? Quando sono state fatte le civilizzazioni? Non troviamo niente prima di 6.000 anni fa. Qualche cosa banale a 7.000, ma non riusciamo ad andare più in là. È tutto nato quando l'uomo, che esisteva essere specie umana, cacciatore, è diventato agricoltore, perché ha imparato un po' a gestire, no, le terre e gli animali, e è iniziato a crearsi la società, e quindi le civilizzazioni sono nate solo in un periodo stabile da un punto di vista climatico. Prima, per vari motivi, l'ambiente era inabitabile al punto tale che non sono mai create più che tribù, che piccole strutture che utilizzavano le risorse ambientali, poi si spostavano, seguivano la selvaggina e poi se ne andavano, esaurivano i campi e si spostavano. Tutta la storia della civiltà umana data in questo intervallo di stabilità termica degli ultimi 10.000 anni, anzi non ce ne ricordiamo, solo degli ultimi 5 o 6.000 anni. Quando si è spostata un po' verso il basso, problemi di ghiacci e coltivazioni che andavano a remengo, verso l'alto, siccità, l'estate medievale è nota per aver creato una serie di carestie pesantissime in Europa, ma mediamente siamo riusciti a coprire le parti vivibili del pianeta in una condizione di stabilità termica in modo sostanziale. Ecco, questa cosa qua, spostando una parte per 10.000, quindi rispetto al 3, 4 cos'è? È un 30% in più, dipende come lo calcolate, un 25% in più, ha fatto sì che il nuovo equilibrio che il pianeta sta cercando di raggiungere è un po' più caldo. Per lui è un solletico, per noi è un problemone. E questo lo vediamo bene in questo grafico. Questo grafico è un'animazione che mostra nel 2006 tutti i giorni dell'anno, giorno-notte, quindi ogni giorno appare due volte, e l'emissione della CO2 nei vari paesi del mondo, posti del mondo, e anche l'assorbimento. Questa scala, se è rossa, rosso scuro, c'è molta CO2 rispetto al riferimento, se è azzurro-grigio ce n'è di meno, quindi più siamo grigi, più siamo verso la normalità, più siamo rossi, siamo verso l'eccesso. Beh, cosa vediamo? Qui siamo in inverno, no? Siamo in marzo, ogni tic-tac passa un giorno. Siamo in marzo e tutto il nord, non solo gli Stati Uniti, ma anche l'Europa, ma anche la Cina, ma anche l'India, si sta scaldando perché siamo nella zona parte fredda dell'anno, quindi poi c'è l'industria, ma c'è anche quello di riscaldamento, banale. E la parte del sud è estate, quindi diciamo è tutta grigia. Cosa vediamo nell'America del Sud? Vedete che batte un cuore, fa tic-tac, no? Diventa un po' più rosso e un po' più grigio, un po' più rosso. È la foresta equatoriale, che sta di giorno assorbendo CO2, perché il sole batte, le piante assorbono CO2, e di notte sta ferma, perché non può di notte assorbire CO2. Sapete che le piante di giorno assorbono e di notte, diciamo, hanno un'attività molto ridotta, addirittura perché non c'è la sintesi fotoclorofilliana, non possono fare quella cosa che è fatta con la luce del sole. Ma adesso qui stiamo parlando, è estate, vedete, estate anche al nord se ne mette di meno perché il riscaldamento non è necessario. Vedete che tutti questi punti rossi in Africa sono bruciare le savane, si bruciano molto spesso grandi superfici, talvolta sono degli incendi molto grandi anche in Australia, e quando siamo in agosto è un momento in cui l'emissione di CO2 è nettamente minore rispetto all'inverno, però poi l'inverno torna e si ricomincia da capo.
Ma quello che volevo mostrarvi prima, sottolineare prima, è che quando siamo d'inverno e c'è un'emissione di CO2 sostanziale enorme nel nord del mondo tipicamente, la foresta equatoriale, assieme a tutte le altre foreste, perché se con un po' di attenzione guardate anche in Africa c'è un po' di fenomeno analogo, ecco, stiamo arrivando in ottobre, vedete che ricomincia l'emissione di CO2, la foresta equatoriale, che è il polmone del mondo veramente che respira, vedete quanto poca roba è rispetto al totale delle emissioni? Il motivo qual è? Molto semplice, è una foresta, tutta la foresta esistente nel mondo, è una foresta che fa il suo mestiere, assorbe la CO2 e di notte dorme, per farla un pochino semplice. Ma la CO2 che noi utilizziamo, la CO2 che noi produciamo con le industrie, con il riscaldamento, con le automobili, con tutto quanto, è l'equivalente di centinaia o migliaia di foreste fossili che vengono bruciate per ottenere l'energia meccanica che ci serve per fare le cose che ci servono. Come può una foresta vivente controbilanciare 100 foreste fossili che vengono bruciate, quindi riemettendo CO2 con questo ritmo? È impossibile. Quando diciamo rimettiamo più alberi, difendiamo la foresta amazzonica, è sacrosanto, ma non è il punto di fermare il cambiamento climatico, è impossibile usando una foresta se non riduciamo l'emissione delle altre 100 fossili. Non ha senso. La valore delle piante e della foresta equatoriale è del mantenere, e tutte le altre foreste, di mantenere la biodiversità che rende equilibrato e stabile il mondo. O se pensiamo nelle città, vogliamo le piante per raffrescarle e rendere meno estreme le variazioni di temperatura. Però non è mettendo 1 milione, 100 milioni di piante che correggiamo la questione climatica. Questo lo dico perché siamo tutti convinti che le piante facciano la differenza. No, le piante ci servono, ma purtroppo il problema è industriale e la natura non è un'industria. La natura si è sviluppata assieme a noi con un equilibrio che non prevedeva 100 milioni di automobili, di aeroplani, di macchine che usando la natura del passato la stanno bruciando oggi, mentre la natura del presente è una. Capito dove sta il problema? Quindi questo dobbiamo portarcelo a casa, che la storia è un po' diversa da quella che spesso superficialmente ci viene raccontata. La CO2 e tutti quanti gli altri gas serra, ma la CO2 in particolare, fa parte di un ciclo, il ciclo del carbonio. Adesso questa immagine è molto complessa. Però vi dico la sintesi che sta qua dentro. La CO2 è dappertutto. La CO2 inizialmente prodotta da quegli animali, da quegli esseri viventi che erano anaerobici, quindi respiravano CO2 e mettevano ossigeno come veleno nei loro confronti, no? Perché per noi la CO2 è un veleno, perché respiriamo ossigeno, chi respira CO2 e l'ossigeno è uno scarto. Beh, per miliardi di anni l'ossigeno non è finito in atmosfera, l'ossigeno è finito nel mare. Il mare è un contenitore di gas strepitoso. Ancora oggi il mare assorbe metà della CO2 che noi emettiamo, tutta quella che noi emettiamo, metà. La natura, fra mare e terra, anche il terreno intrappola la CO2, ne assorbe più di quanto ne emetta per altri processi. Quindi ancora oggi, fatto centro la nostra grande emissione di CO2, la natura ne sta assorbendo metà. Anche le piante, ma soprattutto il mare, l'oceano, la terra ha 2/3 di oceano, il grosso della CO2 che viene trattenuta la sta trattenendo oggi ancora il mare e il terreno, poi anche chiaramente le piante. Ecco, in questa complessa interazione fra superficie marine, terra, piante, ecco, sappiate che noi immettiamo, questo è un numero che è la media del primo decennio di questo secolo, no, del secondo decennio, la media, ne immettiamo 9,5, quella freccia nera verso l'alto, ma il suolo, il mare ne tirano giù quantità importanti e alla fine l'aumento è solo della metà, 4,9. Il numeretto in cima, quindi il numero che questo numero cambia nel tempo, ma circa la metà
della produzione di CO2 viene comunque ripresa da vari meccanismi naturali. Purtroppo l'altra metà va nell'atmosfera e ogni anno la porta sempre più su. Di quanto? Beh, l'atmosfera ne contiene 860 in queste unità, gigatonnellate di carbonio, 860, e noi ogni anno più 5. In realtà è un numero che adesso è già arrivato a più 7, più 8, quindi più 5, più 6, più 7, a seconda degli anni, che sembra una piccola differenza, ma non è una piccola differenza, perché piano piano, su un secolo, è proprio quella parte per 10.000 in più che si aggiunge a quella che ci deve stare, altrimenti sarà una palla di ghiaccio. È un processo complesso, ma fatto da reazioni molto semplici, e c'è chi studia questo dalla mattina alla sera per capire esattamente dove va la CO2, quale processo è chiamato in causa, e così. Ecco, la natura ancora ci sta aiutando, ma non ce la fa per il 50%. Voi, qualcuno potrebbe dirmi, ma piantiamola di chiacchierare di queste cose, perché noi abbiamo bisogno dell'energia fossile per la nostra società, altrimenti non potremo fertilizzare, non potremo andare con le macchine, con gli aeroplani, non potremo scaldarci. Abbiamo bisogno di questa energia, e se qualche cosa deve essere cambiato ci sposteremo sul pianeta, cercheremo di vivere in Siberia piuttosto che alle latitudini più basse. Allora, la domanda che ci poniamo adesso è: ma quanto è veramente grande la nostra necessità di energia? Qualcuno dice a questo punto, la soluzione è decrescita felice, consumiamo meno energia, torniamo indietro nel tempo, ammesso che sia possibile, in realtà è impossibile, perché abbiamo miliardi di persone che sono già indietro nel tempo e stanno premendo per arrivare a condizioni di vita chiaramente migliori. Quindi, ma quanto è veramente grande la nostra necessità di energia? Dobbiamo spendere qualche istante per capire il nostro posto nell'universo, nel sistema solare. La Terra è un pianeta, posto a 150 milioni di chilometri dal Sole. Il Sole, se ci pensiamo un attimo, è l'unica vera sorgente di energia. Chiariamo questo punto, che arrivi l'energia solare, lo sappiamo, ci scalda, ma pensiamoci un attimo, quali sono le energie che noi utilizziamo? Le fossili. Le fossili non sono altro che energia solare del passato, piante che sono diventate carbone o petrolio o gas, che però rappresentano foreste che nel passato erano illuminate dal sole e hanno fatto il legno, e il legno poi è stato coperto di terra, via. Quindi il fossile è semplicemente come aver messo soldi in banca e tirati fuori 300 milioni di anni dopo. Quindi è solare pure quello. La Terra al suo interno è una palla di fuoco. La geotermia ci dice che dentro la Terra c'è una quantità di energia smisurata, ma sostanzialmente non è utilizzabile con le tecniche attuali. Quindi dimentichiamocene, perché sta là sotto e ne esce e se ne va una piccola frazione verso l'esterno, ma non possiamo quasi utilizzarla. Il nucleare è l'unica parte di energia che viene non dal Sole, non dalla Terra, ma viene dalla nebulosa iniziale. Ci sono atomi di plutonio, di uranio, nuclei, atomi, che sono stati messi accumulati in questo processo di formazione. Ce n'è poco, ce n'è pochissimo. Quella piccolissima quantità di nucleare è effettivamente qualcosa che viene dal di fuori dell'equilibrio energetico di cui vi parlo adesso. Ma tutto il resto di cui vi parlo adesso è il sole di oggi o di ieri, ma il sole. Benissimo. Il Sole illumina la Terra. Dimentichiamoci per un istante il fossile, il nucleare, dimentichiamoci. Il Sole illumina la Terra con una luce calda. Cos'è una luce calda? Beh, pensate al neon, è una luce fredda. Ci può far luce, ma senza essere caldi. Quella è la luce calda, perché il Sole in superficie ha 5700 gradi di temperatura. Non posso toccarlo, sono lontano e quindi mi abbronzo, ma non mi brucio, se non sto attento mi brucio anche, perché è luce calda, fotoni belli robusti, ciascuno con molta energia. Questa energia arriva sulla Terra. Questa energia deve riandarsene tutta, altrimenti la Terra si scalda. È come mettere una pentola sul fornello, accendo il fornello, la pentola deve evaporare l'acqua o deve scaldarsi l'acqua, perché se voglio tenere le condizioni in equilibrio devo spegnere il fornello, oppure devo tirare via l'energia che sto immettendo.
E la Terra emette esattamente l'energia che riceve dal Sole, paro paro. Lo fa non come energia di fotoni caldi, lo fa come energia di un oggetto che ha mediamente 15 gradi centigradi di temperatura. Quindi noi emettiamo verso l'universo esterno, verso il fondo, lo spazio, la stessa identica quantità di energia che arriva dal Sole, solo in una forma di infrarosso, di raggi elettromagnetici, di roba più, di una energia più fredda, meno calda. L'energia può essere calda, può essere fredda, a seconda di chi la trasporta, no? Quindi, prima cosa, l'energia arriva, fa qualcosa e se ne va. Arriva e se ne va. Se non se ne va, succede il piccolo problema dell'effetto serra. Se ne tratteniamo appena appena un pizzichino, ci scaldiamo. E noi non vogliamo scaldarci. Quindi, energia che arriva e che se ne va. Allora, i fotoni del Sole, la luce, l'energia luminosa, arriva trasportata da dei granelli chiamati fotoni. Il fotone è una parola che vi è vagamente familiare, è il modo in cui ci arriva la luce, con tanti carrettini contenenti energia. Il Sole ci manda pochi carrettini pieni di energia, la Terra riemette molti carrettini vuoti con molta meno energia. Il rapporto è 22,5. Ogni fotone solare fa quello che deve fare e poi se ne va con 22,5 fotoni di bassa energia. L'esempio che forse vi può aiutarvi a capire è con un campo di battaglia. Arriva la cavalcata di cavalieri al galoppo, tutti in fila, tutti quanti con le lance in resta. Scoppia il finimondo, alla fine escono fuori 22,5 fanti in tutte le direzioni. Arriva una cosa molto ordinata, esce fuori una molteplicità di elementi poco ordinati. Questo processo che vi ho appena descritto è il modo con cui funziona il rapporto della Sole con la Terra con l'universo. L'energia va e se ne va, ma entra ordinata ed esce disordinata. Si chiama entropia. Il rapporto fra il Sole e la Terra produce un sacco di entropia. Che vuol dire disordine? Voi direte, ma che mi interessa questo? Lo vedremo fra un istante. Qui c'è una tabella che non vi commento, ma un numero vorrei che lo registriate. L'umanità nel suo insieme, tutte le società di oggi, con le ricchezze o la mancanza di ricchezza che hanno, consumano 25 terawatt di potenza. Terawatt. Cosa vuol dire terawatt? Beh, le centrali nucleari più grandi, le centrali, scusatemi, energetiche più grandi che abbiamo in Italia, in America, sono quelle da un gigawatt. Ok? E un telefonino consuma un watt. No, un gigawatt sono un miliardo di watt. Mille gigawatt sono un terawatt. Tutta l'umanità consuma 25 terawatt. È un numero grande, ma non spaventosamente grande. L'abbiamo confrontato con un gigawatt, che è quello che l'Italia ne ha installati 60-70 di gigawatt. Quindi stiamo parlando di numeri confrontabili. 100 volte l'Italia, siamo al totale del mondo. Fa senso, no? Perché tutto quanto questo si tiene. Di questi 25 terawatt, 8 sono legati a biomasse rinnovabili, quindi processi agricoli, fermentazioni, cibo, carne, queste cose qua. Ma 17 sono energia che viene dal fossile. Quindi il totale, l'umanità, tutti noi, tutti assieme, oggi corrispondiamo a 8 di tipo rinnovabile, di vario genere, e 17 dal fossile. È tanto o poco questo numero 17, o 25, non cambia molto, rispetto a che cosa? Rispetto all'energia che arriva dal Sole. Ci avete mai pensato a quanta energia arriva dal Sole rispetto a quella che serve nel complesso a tutte le società del mondo per vivere? Avete un'idea se cos'è? È 1 a 1? 10 a 1? 100 a 1? È la metà? È una parte su 10.000. Il Sole ci manda, solo sulla terraferma, 10.000 volte più energia di quei famosi 17 terawatt di cui noi abbiamo bisogno su tutto il pianeta
per fare tutto quello che ci serve. E se mettiamo anche il mare, è una parte per 30.000, perché il mare sono due volte la terraferma, grosso modo. Quindi, messaggio, il sole ci manda una quantità smisurata di energia. A noi ce ne basterebbe intercettare una parte per 10.000 sulla terraferma e ne avremo tanta quanta ci serve per rimpiazzare tutti i fossili possibili e immaginabili. Perché non lo facciamo? C'è una buona spiegazione, ci arriviamo fra qualche istante, ma intanto si capisca che che non è un problema di mancanza di energia, è un problema di dove andiamo a prendere l'energia. Il fatto che prendiamo il fossile invece che prendere il fotovoltaico o l'eolico è una questione storica. Ma l'energia è da lì che viene e la natura lo sa molto bene. Come è fatta la piramide biologica che porta all'uomo dal punto di vista del cibo, delle risorse? Beh, si parte dalle piante. Cosa fa la natura oggi con l'atmosfera, quella che è attuale, appena può, appena c'è un po' d'acqua? Fa nascere verde, verde, dappertutto verde. Poi noi ci mettiamo il cemento sopra, ma non importa, il grosso del pianeta è verde, tranne nei deserti, tranne nel mare, tranne sulle montagne, dove c'è possibilità, saranno alberi alti 100 metri, saranno pianticine di un prato, è tutto, tutto, tutto verde. Perché questo? Perché la natura con la sintesi clorofilliana ha imparato ad intercettare i fotoni caldi, ordinati, robusti del sole e a prenderli al volo e trasformarli in chimica, in molecole complesse con cui si costruisce lo stelo dell'erba, la corteccia, tutto quello che riguarda le piante, e poi gli erbivori mangiano l'erba, ci fanno la carne, poi i carnivori mangiano gli erbivori, e questa energia ordinata nelle molecole complesse chimiche via via arriva fino al vertice della piramide del cibo. E noi, come esseri viventi, che dobbiamo costruire il nostro corpo usando le molecole complesse che rappresentano l'ordine della luce iniziale intercettata dalla natura, e mangiamo, scegliamo frutti e verdure, scegliamo cibo della carne, scegliamo le molecole già costruite e costruiamo il nostro corpo. Noi siamo dei serbatoi di bassa entropia, dei serbatoi ordinati dell'energia che veniva dal sole. Il signor Kellogg, vi ricordate Kellogg, chi è quello che faceva fa il cibo? Diceva che il cibo è sole congelato in frigorifero. È chiaro, no? Un concetto chiarissimo, sole congelato in frigorifero. Noi siamo sole messo in ordine per far vivere il nostro corpo in modo ordinato, è l'unico modo possibile, non ce ne sono degli altri, d'accordo? La natura lo sa perfettamente da dove viene la vera importante energia, perché tutto è coperto di piante. Allora, ora che abbiamo imparato che una frazione piccolissima dell'energia solare in ingresso ci servirebbe per fare funzionare tutto quanto, cerchiamo di capire dove finisce questa energia. Beh, un po' di questa energia va a scaldare il terreno e a muovere le masse dell'aria, a fare i venti, un'altra, e quindi il ciclo della pioggia, tutte queste cose che ci sono. Un'altra parte va a far crescere le piante con il ciclo dell'agricoltura, un'altra parte fa muovere le correnti dei porti del mare, no? La corrente del Golfo, è tutta distribuita in tanti ambiti diversi e poi alla fine se ne va via, come abbiamo detto, perché l'equilibrio deve essere perfetto, una parte viene riflessa, una parte viene assorbita e riemessa, e alla fine l'equilibrio deve essere perfetto. Ma quello che, per esempio, ci fa capire questo grafico che non voglio commentare è che se il Sole è 10.000 volte più energetico sulla terraferma dell'energia che ci serve per l'umanità oggi, il vento, da cui prendiamo energia con l'eolico naturalmente, che ci impressiona per la forza che può avere in certi momenti, contiene invece solo 20 volte l'energia che l'uomo consuma. Perché? Perché il vento è un effetto secondario del sole che scalda l'acqua, che scalda la terra, che mette in moto le masse d'aria hanno poca massa, alla fine, curiosamente, l'energia
nascosta, presente nelle masse d'aria, è 20 volte i famosi 17 terawatt. Questo è un messaggio importante, perché se noi andassimo a fare tutto eolico, ipoteticamente, sarebbe un disastro, perché portar via una parte su 20 dell'energia nell'atmosfera è il 5%, il clima impazzisce. Quando vi vedete i campi eolici, no, vedete queste belle, sappiate che lì il vento entra, ma non esce, perché l'energia l'ha data alle pale eoliche. E questo in quantità, diciamo, limitata come oggi, va bene, anche perché il sole non scalda dappertutto al nord, c'è poco sole, va benissimo il vento, ma il sole è 10.000 volte più energizzante con la luce. E il vento è solamente 20 volte rispetto alla necessità. E le correnti marine, anche lì siamo numeri confrontabili con quello, siamo alle solite, l'energia vera è da lì, tutto il resto è energia derivata e quindi ce n'è molta di meno. Allora, sull'entropia, portatevi a casa questa idea, no entropy, no party. Nel senso che se non ci fosse quel percorso in cui l'entropia bassa della luce solare la intercettiamo con le piante e ci costruiamo i nostri corpi e fossimo obbligati a vivere all'entropia ambientale, saremmo delle polveri, dei gas in continuo scontro, non esisteremmo. L'entropia è la macchina che fa prosperare la vita, che la tiene bassa, rispetto al gas, al calore, alle polveri che vanno per la loro strada. Cioè, è fondamentale questo, ma se questo non vi convince, sappiate che quando comprate un litro di gasolio di benzina e ve la pagate, non so, 2 euro, 1,80 euro, quello che è, mica penserete che comprate 2 euro di energia meccanica per il vostro motore. Ne comprate il 30%, perché il 70%, a causa dell'entropia che deve aumentare secondo il principio della termodinamica, se ne va in calore e viene perso nell'ambiente. Voi pagate uno e portate a casa il 30-35% dell'energia possibile sviluppata dal bruciare del combustibile. Quindi questo grafico, che forse è piccolo, non lo leggete, a sinistra ha le sorgenti di energia utilizzate per produrre ciò che sta a destra, che è l'energia elettrica in America in un certo anno. La lista, che non leggete forse, la leggo io, c'è tutto il fossile, il gas, il carbone, un po' di petrolio, c'è l'energia nucleare, e c'è l'energia rinnovabile, poi vengono utilizzate per fare energia elettrica, e a destra quel gigantesco freccia che sta in alto è calore perso. Le energie utilizzabili sono quelle piccole frecce che stanno sotto, che sono circa se ne perde il 63% e ne rimane quindi il 37% a disposizione di energia elettrica con gli utilizzi che vi potete immaginare. Questa è l'entropia che ci obbliga a fare questo. Il disordine è dappertutto e perfino nel produrre energia elettrica, che è energia molto ordinata, noi dobbiamo buttare via un sacco di disordine e tenerci una piccola frazione di roba utile per fare processi ordinati. Quindi l'entropia che permette la nostra vita, allo stesso tempo ci obbliga a emettere continuamente quantità importanti di calore. Bene, andiamo verso la fine della discussione. Noi abbiamo evidentemente alterato il bilancio energetico del pianeta, perché abbiamo messo dentro una parte per 10.000 di troppo di CO2, che per il pianeta è un solletico, per noi è un problema, perché tutte le volte che noi aumentiamo la temperatura giusto di un pochino il mondo si riscalda, e questa è una cattiva cosa, che il ghiaccio si scioglie, i mari si alzano, cose osservabili da quasi tutti, il ghiaccio più del mare, ma il mare lo misuriamo ogni anno, va su di 3 mm, 4 mm. Somma, alla fine vanno via delle isole, vanno via delle coste, vanno via dei pezzi di paesi. Cambiano i modelli di circolazione degli oceani, il Niño famoso, tutti questi processi che cambiano tutto, cambiano le piogge, cambiano i monsoni, cambiano la vita di miliardi di persone, un grado di spostamento di temperatura. Aumentano gli eventi meteorologici estremi,
gli ecosistemi, che sono delle cose complesse, che hanno degli equilibri molto complessi, si spostano nel loro equilibrio. E comincia a essere difficile procurarsi cibo con il modo tradizionale, l'acqua scarseggia o si sposta in altre parti del mondo. La gente si sposta perché non sa più dove mangiare, non sa più resistere al calore. Le ondate di calore che ci hanno fatto soffrire la scorsa estate, noi si premeva il pulsantone del condizionatore d'aria e si respirava. In India, dove non c'era energia elettrica, in molte parti dell'India non c'era energia elettrica, morivano tranquillamente uno dopo l'altro, perché l'essere umano non può vivere a 51 gradi, come la temperatura in certe zone dell'India, quando arrivano le grandi ondate di calore. E quindi tutto questo mette l'insieme dell'equilibrio che rappresenta il funzionamento del mondo in grave crisi. Il nostro mondo è estremamente interlacciato, in equilibrio millimetrico, non sopporta cambiamenti così grandi. E infatti succede che, adesso vi faccio alcune immagini, ma si sciolgono i ghiacci della Groenlandia come se fossero delle cascate. Se la Groenlandia si scioglie, i mari si alzano, non so, più di 7 metri, il mare di tutto il mondo si alza di 7 metri, quindi la Groenlandia non deve sciogliersi. 7 metri, non so di quanti metri sul mare è, ma ho l'impressione che sia tanta roba anche per la vostra città. Non deve sciogliersi la Groenlandia. Sono sciolti i ghiacci delle montagne, che sono tanto belli, ma in proporzione è un'inezia rispetto alla Groenlandia o al pack del Polo Sud. Eventi estremi, incendi, no? Purtroppo l'energia che diventa elemento bellico, questa immagine ce la ricordiamo, quando hanno fatto esplodere recentemente l'emigrazione, a cosa pensate che sia dovuta? Anche sempre di più al fenomeno climatico, non crescono le piante, non c'è l'acqua, si muore di caldo, succede di tutto. Gli accordi di Parigi del 2015 hanno dato come obiettivo di non superare nel secolo, non superare 1,5 gradi. Sono passati ormai 7 anni e il ritmo a cui stiamo crescendo purtroppo è ancora troppo alto. Si parla di 2 gradi, 2,5 gradi da adesso alla fine del secolo. È tanto. Già adesso noi con 1,1 grado abbiamo dei cambiamenti climatici nel nostro paese, che è un clima temperato, di cui ci rendiamo conto nella nostra piccolissima vita di una singola generazione. L'anno scorso siccità, incendi, la marmolada, l'incendio che ha bloccato Trieste, gli eventi estremi nelle Marche. E cosa devo aggiungere di più? No, l'abbiamo visto, adesso abbiamo avuto anche il crollo di Ischia. Ischia è una cosa più complessa, perché diciamo è l'effetto di tante altre cose naturalmente, però ormai ce ne rendiamo conto, anche se non tutti questi, senza questi ragionamenti che vi ho fatto, ce ne rendiamo conto epidermicamente, apriamo i giornali, vediamo i telegiornali, non era così quando eravamo 20, 30, 40 anni più giovani. E c'è chi parla di 3 gradi, io non ci voglio pensare cosa vuol dire 3 gradi, non ci dobbiamo arrivare a 3 gradi, non è sostenibile, anche perché ne capiamo abbastanza del processo climatico per capire che in questo mondo complesso ci sono chiamati i tipping point, i punti di non ritorno, no? Esempio, non c'è più il ghiacciaio sulla Marmolada o sulle Alpi. Voi pensate che tornando in giù a 3 parti per 10.000 di CO2 si riforma in 2 anni? No, ci vorranno secoli. O che il mare che si è scaldato di non so, 1 grado, quello che è, torna giù domani. No, è un'inerzia termica e poi le correnti, che il clima torna a posto dall'oggi al domani. No, perché il clima è un effetto complicatissimo di fenomeni che molto spesso non capiamo neanche bene nella loro complessità. La scienza della climatologia è nata 50 anni fa, non è Galileo, il metodo galileiano, ma la capacità di analisi
è molto più recente. E quindi quando vediamo i tipping point, sono legati alla Groenlandia che si scioglie, siamo legati alla quantità di metano nascosto nella Siberia, nella tundra gelata del nord della Russia, c'è una quantità enorme di metano, il metano è un gas terribilmente clima alterante. Se si scioglie quella parte del permafrost russo, siamo veramente nei guai, e poi si può sciogliere un pezzo del Polo Sud, che è anche lì una quantità enorme di ghiaccio, e via, e via, e via. E poi non si torna indietro, non è come, no? il volume di una radio che aumenta e diminuisce, molto, molto più complesso. Non dobbiamo arrivarci. Allora adesso voi direte, ma che si può fare? Con lo stesso spirito di Feynman cercherò di mostrarvi come si può fare molto di quello che serve. Tre cose ci servono, tre. Sorgenti energetiche rinnovabili, abbiamo capito, basta con la CO2, è chiaro, no, questo fatto. E sappiamo che ce n'è molto di sole. Ma soprattutto, questo è il grafico importante, che è la buona notizia. Perché il signor Watt ha fatto andare le macchine a vapore col carbone, poi col petrolio, poi col metano, e non ci ha messo una bella piastra fotovoltaica per dare l'energia del caso? È molto semplice. Il silicio, col processo con l'effetto fotovoltaico, di fatto, è qualcosa che è nato nella metà del secolo scorso, è una cosa che abbiamo da pochissimo tempo scoperto. E quando l'abbiamo scoperto all'inizio era costosissimo, ma ancora negli anni 2000, all'inizio di questo secolo, non si poteva fare dei pannelli solari per dare energia senza gli incentivi, anche in Italia, in giro per il mondo, che ci spingevano in quella direzione. Non teneva economicamente, era troppo costoso. Poi cos'è successo? Che lo sviluppo della tecnologia e l'industria che riesce a produrne grandi quantità ha portato il silicio e anche le pale eoliche a produrre energia a costi minori di petrolio, gas, carbone e perfino del nucleare. Negli ultimi 10 anni, e questa è la linea rossa che parte dall'alto, quello era 5. Era, cosa leggete lì, 378, se non vedo male, dollari per megawattora, è sceso nel 2019 a 68 dollari per megawattora. E la linea rossa è il silicio. E la linea blu onshore wind è scesa da 86 a 53 e siamo solamente al 19. E questo andamento sta continuando e continuerà nei prossimi 7-10 anni. Perché? Perché la stessa industria che è responsabile nella sua enorme potenza produttiva basata sul petrolio e sui dei prodotti, del benessere e anche del problema, è in grado, con la capacità produttiva massiccia, con la capacità industriale di produrre enormi quantità a basso costo, di produrre adesso pale eoliche e silicio a un costo più basso del fossile. Il problema del petrolio è sempre stato che costava troppo poco. Il petrolio costa meno della Coca-Cola. La benzina in America costa meno del latte, meno della Coca-Cola, meno dell'acqua in bottiglia minerale. Come si fa a battere una cosa del genere? Ci stiamo riuscendo, perché i grandi campi del fotovoltaico, non stiamo pensando solo al fotovoltaico sui tetti delle case, stiamo pensando di grandi superfici industriali, grandi, che fanno 500, 800, 1000 megawatt di potenza, costano ben di meno dell'analogo in fossile. E questo fa sì che adesso i fondi di investimento sempre di più investono in campi solari e non più in campi petroliferi. Questa è una notizia importantissima anche perché l'andamento di questa tendenza continuerà. Qui sono dei grafici un po' complicati, ma
è successo una cosa molto interessante, che chi ha fatto le analisi dell'andamento del costo del fotovoltaico, delle batterie, dell'eolico, nei prossimi anni, ha fatto molto spesso dei calcoli di precauzionali in cui ha assunto che sarebbe sceso più lentamente. Sto parlando degli scienziati dell'IPCC, che sono i migliori che fanno questi calcoli. Hanno sbagliato un anno dopo l'altro. Perché? Perché hanno sottovalutato che quando sta nascendo un meccanismo di carattere incentivazione di mercato e si mette in moto veramente l'industria, i numeri cambiano rapidamente. Ma voi pensate che sarebbe possibile, stato possibile nel passato avere un computer per $500, per $800? Impensabile, un telefonino per 50 o per 80, per 80 euro, impensabile. Ma il fatto è che se ne producono milioni, cioè paradossalmente questo grande consumismo è anche quello che ha permesso di arrivare a capacità industriali incredibili. Bene, questa stima è stata sottostimata sistematicamente e negli anni a venire, ormai sono i puntini che vede scendono, negli anni a venire, qua si vedono queste bande blu, continueranno a scendere. È una notizia fondamentale. Immaginatevi, sogniamo per un istante, dopo tutto questo racconto di cose anche molto negative, che l'energia fra 5-8 anni non costi più praticamente niente. Ce n'è in abbondanza, fotovoltaico in particolare, il costo sta decrescendo, un mondo in cui l'energia non costa più niente, o almeno costa meno del petrolio che costa come l'acqua, che costa più o meno dell'acqua, va bene? Beh, immaginatevi che cosa si potrebbe fare in una situazione del genere, ma non è irrealistica. E il motivo per cui ci arriviamo oggi, 2022, e non un secolo fa, è che prima il silicio costava troppo caro, ma molto troppo caro, e che prima l'eolico non sapevamo fare queste pale gigantesche a prezzi accettabili, eppure adesso ci stiamo riuscendo. Questo è il vantaggio dell'essere nel XXI secolo con un'industria, con una tecnologia, con una capacità di mettere in moto grandi numeri. Non è solo negativo l'effetto di un mondo industrializzato, c'ha anche molti aspetti positivi e questo è uno. Ma non basta, perché in questa lista qua ci serve l'accumulo dell'energia elettrica, l'accumulo che viene da le rinnovabili fanno energia elettrica, ok? Deve essere accumulata. Adesso è sera, Rimini, non possiamo avere fotovoltaico operativo, poi non c'è molto vento e anche cioè, non avremo energia se non avessimo in questo caso l'accumulo di qualche centrale a combustibile, a gas tipicamente, per non parlare del carbone, che ci dà l'energia in questo istante che ci serve in questo momento. È un modo per accumulare energia, il fossile altro non è che un accumulo di energia. Dobbiamo imparare ad accumulare energia elettrica. Lo sappiamo fare? Sì, le batterie per esempio, dobbiamo farlo su una scala maggiore. Ora anche le batterie stanno crollando di costo, perché le macchine elettriche hanno spinto uno sviluppo nelle batterie di tipo industriale pazzesco. E fra questi grafici che vi ho mostrato, ce n'è uno che riguarda anche, mi pare che sia, le batterie. Vedete, queste sono le batterie. Anche le batterie stanno scendendo rapidamente e scenderanno ancora di più negli anni a venire. Naturalmente c'è il discorso del litio, la Cina, tutti questi discorsi rimangono veri, ma le batterie oggi, Rimini, quanti abitanti c'ha? 150. Ecco, oggi Rimini a batterie non riusciremmo a farla andare avanti per una giornata, ma un paesino di 30.000 abitanti o un'industria di pochi megawatt di potenza si può comprare su internet un sistema di batterie di backup che la tiene operativa per qualche giorno. Cioè sistemi di 250 megawatt ora di energia a batterie sono già installati in varie parti del mondo. Ed è sempre il signor Tesla, Elon Musk, che ha spinto questo tipo di attività industriale e vi può fornire il necessario per operare per alcuni giorni, quindi accumula l'energia nei momenti di bel tempo o quando c'è il vento e poi ridarvela quando vi serve. Ma non riusciamo ancora ad essere ai numeri caratteristici di una cittadina di medie dimensioni, per non parlare di una megalopoli o di una città più grande. Ma ci arriveremo e, diciamo, già oggi
Ecco, le batterie in accumulo sono immagine di un campo di batterie di accumulo che si possono comprare per qualche milione di euro, ma ci sono delle idee molto interessanti sulle batterie, sull'accumulo. L'accumulo si fa benissimo con i laghi in montagna. In Italia abbiamo un sistema idroelettrico notevolissimo che copre, mi pare, un 17% dell'energia del paese, che non è poco, ma non è ancora abbastanza. Abbiamo però esaurito i bacini, l'acqua, poi con questa situazione climatica anche l'acqua comincia a essere molto preziosa e quindi più di così non possiamo fare. Beh, sappiate che ci sono delle idee meravigliose di fare, adesso non entro nei dettagli, casomai ne parliamo dopo, questo di destra, quel Sestensi, l'hanno sviluppato i tedeschi, sono chiamiamoli antilaghi sottomarini, invece che portare un lago a 700 metri di altezza che cade nelle turbine della centrale, si fanno degli invasi vuoti a 700 metri sotto il livello del mare per accumulare l'energia di troppo prodotta dal fotovoltaico, dal sole. Poi magari ne parliamo nelle domande, esistono delle idee fantastiche di usare il fondo del mare per accumulare energia. Oppure questa qua, Energy Dome, è un'idea messa in atto da un gruppo di italiani, per la prima volta abbiamo un ruolo anche in questo ambito, che hanno costruito un sistema dimostrativo in Sardegna in cui prendono un gas, lo comprimono, lo liquefano in un modo intelligente per accumulare energia che poi lo può ridare indietro producendo l'energia che serve nei momenti di bassa efficienza, dei momenti in cui non c'è troppa domanda. Per dirvi che la ricerca sta facendo oggi dei passi avanti importanti, perché una cosa che non viene mai detta: voi pensate che la ricerca scientifica nel settore del climatico sia un secolo che va avanti? Ma neanche per sogno. Certo, la comprensione del problema sono 50 anni, 60 anni che si lavora duramente, ma l'industria che deve fare delle realizzazioni necessarie per, tipo il silicio che costa poco o l'eolico che costa poco, non ha fatto praticamente ancora tesoro di una sufficiente quantità di ricerca. Cioè, queste idee di cui ho accennato brevemente adesso sono cose di 5 anni fa. Non è stato affrontato il problema nel suo insieme da un punto di vista della ricerca. Si è scatenato sul silicio, sul fotovoltaico e sull'eolico uno sforzo industriale con i fiocchi, e vediamo gli effetti, ma su moltissime altre cose, ma ne ho parlato con tanta gente, ci siamo svegliati ieri, perché il problema climatico l'abbiamo discusso nel mondo scientifico, fra i decisori politici, nelle varie conferenze, ma ci sta esplodendo davanti agli occhi adesso. E finché le cose non ci esplodono davanti agli occhi, non c'è un grande vero sforzo concentrato. Tutti quanti pensavano il nucleare fra 15 anni, la fusione fra 30 anni, tante altre cose del genere, e nessuno si è messo a dire dobbiamo realmente svoltare domani. Abbiamo l'energia del fotovoltaico, abbiamo l'energia dell'eolico, ci serve l'accumulo, facciamo solo quello per i prossimi 5 anni. E tiriamo fuori solo le idee che riguardano questo aspetto e costruiamo delle macchine che possono accumulare. Sappiate che le idee sono ancora lì da venire, perché le poche idee buone vengono fuori negli ultimi anni. Non c'è un pensiero profondo sull'accumulo dell'energia elettrica. L'idrogeno, qualcuno mi domanda, ma cos'è? L'idrogeno è un modo per accumulare energia, non è una sorgente di energia. E oggi produrre idrogeno con i costi energetici di oggi non vale la pena. Domani, quando l'energia solare sarà a un costo bassissimo, potrà essere utile, ma oggi non è la soluzione di nessun problema. E il terzo problema, quindi, sull'accumulo vi ho accennato, siamo a metà strada. Il terzo problema, di cui si parla troppo poco, è il problema della cattura della CO2 che sta nell'aria. Vi ho spiegato che c'erano 3 parti per 10.000 e andavano bene, guai se non ci fossero. E che la quarta parte per 10.000 è la rompiscatole, che forse andrà verso la quinta parte, perché stiamo ancora crescendo ogni anno. Quando vi raccontano il net zero nel 2060, non va bene, perché vuol dire che quest'anno ne metto 50, l'anno prossimo 49, poi 48, poi 47. Quando saremo arrivati al 2050-2060 avrò messo un'altra parte per 10.000.
e la temperatura sarà salita magari a 2 gradi o qualcosa di questo genere. Noi non dobbiamo metterne di meno, dobbiamo cominciare a tirarlo giù. In realtà fare entrambe le cose, metterne di meno e tirarlo giù allo stesso tempo, perché altrimenti ci condanniamo a raggiungere il net zero quando una parte importante del mondo sarà rovinata e danneggiata dal cambiamento climatico. I figli dei nostri figli saranno lì in quel momento a maledirci per il fatto che hanno fatto il net zero, va bene, ma fa troppo caldo. Qui dobbiamo tirarla giù, si può tirarla giù, certo che si può tirarla giù, se uno ha energia sufficiente, a sufficienza, a basso costo, si può tirarla giù. Questo è un impianto messo in piedi in Islanda dalla Commissione Europea per tirar giù 4.000 tonnellate di CO2 dall'atmosfera all'anno. 4.000 tonnellate, porca la miseria, sono 832 automobili, non è un granché. In un anno 832 automobili fanno 4.000 tonnellate. E quindi il costo non torna, non c'è un mercato su questo. Però immaginatevi un domani in cui l'energia e l'accumulo permetteranno costi energetici bassissimi. Potremo separare l'idrogeno dall'ossigeno e fare le automobili o gli aeroplani a idrogeno. Allora comincerà ad aver senso la cosa, perché in alcuni contesti l'elettricità non basta. Potremmo dissalare l'acqua del mare e irrigare le parti dell'Africa che sono dei deserti e far magari rimanere le persone lì invece che scappare dalle condizioni invivibili. Potremmo tirare giù la CO2 dall'aria, perché l'energia costerà così poco che varrà la pena farlo. E quindi, come vedete, come sempre in queste cose, pensandoci attentamente, vediamo che la scienza è dalla nostra parte, ma è anche l'industria che è dalla nostra parte, tramite il meccanismo dell'incentivo economico legato al vantaggio, no? a un mercato che c'è. Questo problema non è risolubile senza un mercato. È troppo enorme il valore economico della totalità del pianeta per poter pensare che gli incentivi, no? Le leggi... No, non è questo il punto. Deve proprio cambiare l'approccio e vedere che c'è un vantaggio economico che comincia a esserci rispetto a quel benedetto petrolio, carbone o altre cose, e ci stiamo arrivando. E quindi diciamo, cioè, è un misto di notizie buone e notizie cattive, però vedete che gli elementi per raggiungere una soluzione ci potrebbero essere. E finisco con queste parole di questo, un po' se funziona. Si può fare! Ecco fatto, grazie. Ecco, allora, adesso la parola a voi. Se qualcuno ha domande, può alzare la mano, un microfono arriva. È qualche cosa che aveva una sua ragione d'essere 40 anni fa, in un modo diverso, non confrontabile a quello di oggi, senza avere l'eolico, senza avere il fotovoltaico, tutto diverso. E il nostro paese, per un motivo o per un altro, non ha potuto esserci ha iniziato, ha fatto dei grossi investimenti e poi ne è uscito. E la Francia l'ha avuto, l'America, gli Stati Uniti, la Cina, poi anche la Germania. Oggi non ha molto senso, per il nostro paese in particolare, ma in realtà per tutti, tornare sul nucleare. Sul nostro paese è un caso particolare, abbiamo il referendum, la discussione, cioè, non voglio commentare su questo. L'Italia non è il l'ago della bilancia della dimensione geopolitica mondiale, l'avremmo capito, no, questo. Quindi è un problema che gestiamo tra di noi, ma siamo il paese del sole,
onestamente, e del vento, quindi diciamo non ha molto senso ricominciare oggi a discutere per qualche cosa che fra 10 o 15 anni forse comincerebbe a darci dell'energia, anche superassimo i problemi sociali e politici. Questo lo dico con una coscienza, io sono un fisico nucleare, subnucleare di mestiere, quindi non è che sto dicendo che il male è il nucleare, è che oggi oggettivamente non è una idea che tiene. Ma soprattutto, mentre su questa mia affermazione si può dibattere, e poi nel libro parlo anche di alcuni aspetti legati alle varie catastrofi nucleari, Fukushima e Chernobyl, e alcune riflessioni sulle incapacità di una società di gestire per lungo periodo queste concentrazioni molto alte di energia, poi ragazzi, adesso abbiamo davanti a noi Zaporizhzhia, ma vogliamo discutere di Zaporizhzhia? Cioè, c'è concentrazioni di energia che hanno bisogno di un controllo quotidiano, di una gestione precisa, di non fare mai errori, che diventano in un caso di un conflitto strumento di minaccia, di morte, di rischio di una catastrofe totale, perché se va fuori controllo Zaporizhzhia, ci risiamo con Chernobyl, ci arriva la nube da una parte, ma arriva anche in Russia. Forse il vero motivo per cui non è ancora esplosa quella roba lì è che gli arriva anche in Russia, cioè perché è fuori controllo. Per cui onestamente non c'è un motivo economico, il nucleare nel mondo è rallentatore, si è fermato dappertutto. In Francia hanno la metà delle centrali in manutenzione, c'è un problema economico e industriale enorme in Europa, perché metà delle centrali sono vecchie, sono in manutenzione, non ne stanno costruendo di nuove, perché si rendono conto che al di là delle pressioni industriali siamo fuori tempo, altro oggi è la soluzione. Quanto si investe sul nucleare? Beh, in Italia non si investe quasi niente sul nucleare, quindi non è un problema all'ordine del giorno. Certo, se vedessimo che c'è un investimento di migliaia di miliardi, no, sono miliardi, di miliardi e miliardi nel nucleare, sarebbe il caso di discutere attentamente, ma non mi pare per il momento che sia questo l'andamento. Devo riconoscere che gli ultimi atti del governo Draghi, che ha parlato di nucleare in modo molto esplicito, sono stati di liberalizzare 10 gigawatt di potenza di fotovoltaico e di eolico, il nuovo ministro ha dichiarato che raggiungeranno gli obiettivi in anticipo rispetto al 2035 sulle rinnovabili. A me sembra che ci siano tanti indicatori che quello che ho raccontato mica l'ho inventato io, sono dei numeri che si mettono assieme in 4 e 4, 8. L'urgenza della situazione climatica balza agli occhi di tutti, i numeri economici non sono segreti per nessuno, e piano piano si sta in qualche modo presentando una linea di percorso razionale, rigoroso, e non solo tirato da questioni banalmente di interesse economico, perché è chiaro che se ho chiedo alle sette sorelle se vogliamo cambiare il modello di fornitura di energia, mi rispondono marameo, o fanno finta di farlo e in realtà fanno greenwashing, ma non devo chiederlo a chi ha interessi nel settore, devo chiederlo a tutti gli altri che hanno interessi come noi di guadagnare, parlo dell'industria, soldi per fare delle cose che in qualche modo però vanno nella direzione giusta, perché alla fine il clima va a catafascio anche per loro e saltano i rapporti economici. Cioè, se va in crisi l'economia mondiale ci rimettono tutti, quindi c'è una sensibilità che speriamo, dando tutti quanti un contributo, prenda un attimo la strada giusta. Prego. Dicevo, era un tormento fin dalle scuole medie, no? L'entropia costituiva una minaccia
costante, perché un suo aumento avrebbe portato alla fine, al termine, all'estinzione della vita sulla Terra. Sulla Terra poi, sull'universo, nell'universo in sostanza, perché è un problema di universo. E una domanda quindi su questi aspetti che riguarda i sistemi di accumulo. Stanno parlando molto di batterie al grafene. Non so se è una cosa che potrà risolvere qualche problema. La seconda domanda è se effettivamente quel grado di temperatura in più al quale ci stiamo avvicinando costituisce la fine della nostra civiltà o la nostra estinzione, in sostanza. Se mi permette, però, io ho letto quasi tutto di lei. Vorrei farle anche una domanda fuori tema che riguarda il libro precedente, quello sul cosmo, del 2019, che riguarda proprio il fatto di riconoscere, l'ho trovata per la prima volta questa teoria, tra l'altro le dico, sono un medico e devo vecchio medico, devo ringraziare i fisici, io ho una venerazione per i fisici. Grazie. Perché ci hanno dato la possibilità, come dire, di vedere oltre alla possibilità di vedere le cose, in sostanza, con gli strumenti che ci hanno messo a disposizione, gli ultimi, risonanza magnetica, la PET, ma già dai raggi X, in sostanza, permette di fare diagnosi che altrimenti sarebbero impossibili. E quindi venerazione per i fisici. Ma per quanto riguarda il problema della fluttuazione quantistica del libro precedente, che l'ho trovato per la prima volta nei vari testi, l'ho trovata per la prima volta come causa fluttuazione quantistica delle particelle elementari, che ha determinato la nascita del nostro universo. Ok, allora, grazie per le parole. Dunque, batterie al grafene, mi pare che fosse questa la domanda. Io rispondo così, non so nel caso specifico del grafene, ma anche sulle batterie sappiate che sono i primi passi di una... Le batterie le ha scoperte, la pila l'ha scoperta a volta, no, qualche secolo fa, ma sappiate che queste batterie al litio sono ancora... Cioè, nel settore delle batterie ci sono centinaia e migliaia di ricercatori che non fanno altro che cercare il materiale giusto, la combinazione giusta, le condizioni giuste per fare batterie migliori. Già esistono oggi batterie 2-3 volte migliori di quelle che vanno in commercio con le automobili. Chi ha mai comprato una macchina elettrica l'ha vista moltiplicarsi per 2 ogni pochi anni la capacità delle macchine rispetto al passato. Quindi è un esempio di sviluppo di ricerche pienamente in corso, che potrebbero sorprenderci, ogni tanto ci sono delle notizie sui giornali molto roboanti, sorprenderci in ogni momento, la questione diventa quanto impiegano a diventare processo industriale, che non basta averne una, ne occorrono milioni. Quindi è un altro esempio di ricerca all'inizio di un percorso che chissà dove ci porta. La seconda domanda era quella del quanto... grado in più, nessuno sa rispondere con precisione a questa domanda, perché abbiamo a che fare non con un termometro che va su e giù, ma con un sistema complesso, veramente complesso, in cui ci sono delle inerzie, delle risonanze, delle cose difficilissime da gestire. E già un grado sembra tanto. Ci fermassimo a un grado, lo firmo subito, perché in qualche modo abbiamo una prima indicazione di quanto è grave o quanto non è grave. Quello che mi fa molta paura è pensare a 2 o 3 gradi. Lì veramente comincio a perdere il senso, perché nessuno mi può dire esattamente come andrà, non lo vivrò forse, e quindi è una cosa... Però se un grado ha prodotto, sta producendo quello che sta producendo, io non ci voglio pensare,
a cosa saranno 3 gradi. Non ci dobbiamo arrivare, non ci dobbiamo arrivare, e quindi non so neanche rispondere alla domanda. La questione della questione del quantum fluctuation dell'origine dell'universo è qualcosa di chiaramente non è una mia idea, viene da una discussione di tantissimi fisici, Hawking in particolare, ed è il modo più semplice ed elegante per riconoscere un dato sperimentale, che l'insieme delle misure di carattere astrofisico e cosmologico ci indicano che la curvatura dello spazio-tempo di questo nostro universo mediamente è zero, è bella e piana come un foglio di carta. Siccome però sappiamo che c'è sappiamo quanta massa, quanta energia positiva c'è, perché la sappiamo calcolare in vario modo, e sappiamo quanta energia negativa, la gravità, i buchi neri esiste, troviamo uno sbilancio nell'osservazione che ci obbliga a ipotizzare l'esistenza di altre materie, materie oscure, energie oscure, per far tornare questo piatto. Questo piatto, nella piegatura dello spazio-tempo in media, è compatibile col fatto quindi che la somma totale dell'energia dell'universo sia 0, 0, 0, 0. E se è 0 oggi, era 0 anche prima, ma se era 0 prima, quando non c'era nulla, vuol dire che dal nulla non solo può nascere carica più, carica meno che fanno 0, girare a destra, girare a sinistra che fanno 0, andare da una parte, andare dall'altra che fanno 0, ma anche energia positiva, energia negativa che fa 0, e da tutti questi zeri, tramite le fluttuazioni quantistiche, e è un pezzo di fisica che ancora rimane da scrivere, non è tutto spiegato, quando arriviamo agli inizi, lì perdiamo il filo, le teorie che abbiamo non bastano più, ma la logica ci fa dire, se tutto è 0, ed era 0 anche prima, fare un universo è proprio facile. Mi fermo qua. Prego. Ne parliamo, per dare un po' di spazio anche agli altri nel pubblico, magari le rispondo dopo su questo. Prego. Abbiamo tempo solo per una, massimo 2 domande, vi prego di essere molto brevi. La domanda è questa. Ho capito fin qua. Quindi l'IPCC mi sembra che usi come parole chiave mitigazione e adattamento, quindi il tema è come si fa. Rispetto al messaggio che ci ha raccontato questa sera, che è un messaggio positivo, si può reagire, quali sono le criticità che abbiamo davanti? Guardi, allora, molteplici, e porto l'esempio del Covid, perché l'abbiamo tutti vissuto e ciascuno si è fatto un'idea, no? Allora, innanzitutto la capacità di mantenere un pensiero focalizzato in una molteplicità di esigenze, di necessità contingenti. Chi ha fatto investimenti nel motore termico, tutto il nord Italia, quando gli decidono a Bruxelles di andare sul motore elettrico, si incazzano. E non possiamo farci niente, sono investimenti, risorse, persone, quindi ci sono più o meno giustificate dei meccanismi poderosi che frenano il cambiamento. Per poter uscire da questo impasse ci sono due possibilità: venirne travolti e rapidamente capire che il cielo che ci casca sulla testa, ma rischia di essere troppo tardi, perché non è che uno si sveglia la mattina e cambia il termostato e le cose vanno a posto, è estremamente più complesso. Quindi credo che per ovviare alla molteplicità di interessi, un po' come col Covid, no? Alla fine abbiamo visto che è una vittoria parziale, il vaccino fondamentale, ma poi è rimasto una quantità di non detto, di affermazioni che mostrano una tensione, una difficoltà e poi tutta una quantità di informazioni
fake, sbagliate, perché se domani ci torna un altro problema analogo, e potrebbe, Dio Santissimo, potrebbe risuccedere, perché le epidemie e le pandemie sono dietro l'angolo, non so mica come reagiremo onestamente. Allora, in questo caso, secondo me, dobbiamo cercare di fare passare messaggi chiari, ribadirli, ripeterli, assicurarci che i mass media ci raccontino le cose come stanno, e non solo un pezzo della storia, e non superficiale. Sta storia del net zero 2060, scusatemi, è un pannicello caldo messo su una ferita profonda. Noi non possiamo permetterci. Sapete perché non si parla della CO2 da tirar giù? Perché è economicamente insostenibile. Ed è vero. Allora, quando è una cosa però grave, e devi grattarti la testa per trovare una soluzione, la soluzione potrebbe essere quella di cui stiamo parlando: se l'energia veramente sta scendendo così tanto e la possiamo accumulare, diamoci dentro con lo sviluppo tecnologico per produrre quel tipo di macchinari che ci servono non oggi ma fra 5 anni. Tra l'altro, questi numeri di tipo industriale, un paese come il nostro, manifatturiero, che ha competenze, capacità, cultura, ci dovrebbe buttare a pancia bassa, perché chi lo fa oggi, chi prende le posizioni oggi, domani ne vende milioni di questi oggetti. La Norvegia si è messa a lavorare sulla CO2, in pochi giorni fa è sui giornali che si è messa a fare un sistema per sviluppare industrialmente macchine per tirare giù la CO2, che di nuovo non saranno utili oggi, ma saranno utili domani. Cioè, qui la politica e la capacità di guardare lontano fanno la differenza. E il nostro paese, non devo dirlo, ripeterlo, molto spesso ci guardiamo l'ombelico, abbiamo delle eccellenze strepitose in tantissimi settori, ma non siamo capaci spesso di guardare un po' lontano. Abbiamo un pensiero, siamo dei maghi nel mantenere a livelli straordinari le tecnologie del passato. Ma balbettiamo quando dobbiamo investire, con tutti i rischi del caso, su quelle del futuro. Questo non va bene. Tutti i paesi vivi di questo momento sulla faccia della Terra sono quelli che riescono a buttare investimenti sul medio-lungo termine, e la questione climatica è un'opportunità economica strepitosa. Però occorre prendersi qualche rischio e avere capacità di tirare diritto nella direzione giusta, e non so cosa rispondere altro che questo.